Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Finalmente siamo tornati con Gran Turismo 7. Ragazzi, lo so, è passato veramente tantissimo tempo dall'ultimo video di Gran Turismo 7, più nello specifico per quanto riguarda gli episodi numerati, quindi quelli dedicati alla carriera. Ma è inutile stare qua a giustificarsi, raga, non avevo voglia proprio di mettermi. Poi con le giornate difficili passate al lavoro è stato un po' un periodo così. Poi anche con la serie su Need for Speed Undercover, mi raccomando ragazzi, seguitela sul canale perché è veramente una bella serie. C'è stato poco tempo, poca voglia e giornate molto stressanti, tutto fuso insieme, zero voglia di vivere. E questo è quanto. Allora, l'ultimo video registrato qui su Gran Turismo 7 eravamo proprio sulla pista di Fisherman's Ranch. Però avevo fatto una gara personalizzata, avevo messo qualche modello ignorante delle auto stradali modificate in auto da rally. Ed è passato un po' da quel video, quindi raga, non gioco veramente da come minimo 2 settimane. Cioè non mi metto qui da minimo 2 settimane. Avevano aggiunto però qui una gara, noi avevamo girato in gara personalizzata ed è un giro. Ho fatto un po' di pratica giusto per riprenderci la mano. Naturalmente in questo video voglio assolutissimamente riutilizzare il visore perché non lo usiamo dal video dell'Aston Martin Valkyrie e assolutamente è passato ancora più tempo da quando non ci ho giocato l'ultima volta, quindi tassativamente in questo video con il PlayStation VR 2. Andiamo in Europa poi, la seconda gara di questo video sarà qui alla Red Bull Ring. Sono 3 giri. Sì, potevano aggiungere un'altra gara sulle altre piste da rally, cioè sullo sterrato, sì, può anche essere divertente. Però raga, cioè, se avete visto quel video lì, ve lo metto magari nelle schede. Minchia, ma ci siamo proprio spaccati dal divertimento con le controsterzate e tutto, cioè proprio il delirio. Mancava il pezzo forte, vabbè, recuperiamo in questo video. Ok, tutto pronto, possiamo buttarci in gara, gomme da sterrate equipaggiate. Minchia, raga, ho fatto prima 2 giri, l'ho detto giusto per riprenderci un po' la mano. Mamma mia, con il visore, raga, con il visore, che cos'è usare i giochi di guida con il visore? Tu che non l'hai comprato non lo sai, mi dispiace per te veramente. Allora, qua devo fare le mie solite regolazioni di campo visivo. Vai! Dovrò concentrare tantissimo, ragazzi, vi avviso, eh. Mamma mia, che bello. Metto già la quarta prima della curva, come nel video, qualcosa mi ricordo. Quinta. Minchia ragazzi, ha un sound incredibile sto mezzo, eh. Ma veramente assurdo. Quarta. Porca troia, sono passato a culo. Tienila, tienila, tienila. Ma poi quello con la GT8 in turbo sullo sterrato. Ma sei impazzito, figa, la rovini, eh. L'auto che sto usando io è buona per lo sterrato. Anzi, si offende pure se la guidi su asfalto. Prepariamoci al lancio. ero con una marcia troppo alta. Questa andava fatta in quarta, cazzo. No, vabbè, raga. Che goduria. Occhio, piano qui. Bravo. Mettici pure una terza. Seconda. Un po' largo. Un po' di freno. Ricordiamoci qui per farla girare. Pestone sul freno. Non ci fossero loro sarebbe più bello. Cazzo. Avevo il volante ancora girato, raga. Vi giuro che riuscire a capire quanto è girato il vostro volante con un visore mentre appunto lo stai usando non è facile, perché il volante di gioco ti confonde un pochettino, eh. Poi vabbè, con un po' di pratica in realtà poi si va, nel senso. Solo che qua dove controsterzi e basta, capisci che c'era il volante come la ruota della fortuna. E quindi è facile confondersi con quello che vedi nel gioco. Levati dalle palle! Passano prima i migliori. Prepariamoci al lancio. Mamma, guarda qua, mamma mia, no, vabbè, raga, vabbè. Non te la metto la quarta. Vai, vai. Sfogati un pochettino. Occhio. Devo aggiustare, porca troia. Guarda mica che si aggiusta la cuffia durante una derapata. No, non mettere la quarta, lascia perdere.
Vai, 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 che l'abbiamo preso. Tienila, tienila. Sarà tutto movimentato, raga, il video, vi avviso, col visore. Sul rally è così, non ci si può fare un cazzo. Vai, vai, che è l'ultima, è l'ultima. Quarta, mamma mia, come lo prende. Porca troia. Maniera scacchi. Ragazzi, sarà tutto super iper movimentato con il visore, vi avviso, Cioè, avete visto come la guida, tutto di conto sterzate, ignoranti. Perché siamo su una Subaru, naturalmente, se no il livello di ignoranza non sarebbe mai stato così alto con una vettura diversa da Subaru. Ok, arrivati a questo punto, qui con il rally siamo a posto. L'altra gara che hanno aggiunto, che vi ho fatto vedere poco fa in Europa, qui al Red Bull Ring, ripeto, avrebbero potuto metterne altre, visto comunque le auto, le due auto del rally che hanno aggiunto sullo sterrato. Invece no, siamo qui a Red Bull Ring sull'asfalto. Che cazzo dobbiamo fare? Naturalmente se non metti gomme sportive dure non ci vai sull'asfalto con le gomme da sterrato. In ogni caso, vabbè, dai ragazzi, è sicuramente divertente uguale, Solo che naturalmente su asfalto cambieranno un sacco di cose. Qui partirà sicuramente sempre in terza. Mi regolo il FOB. Ok, campo visivo settato. Cavolo, qua siamo sull'asfalto, Cambia tutto. Mi piace troppo. Cioè, guardate che si accende dopo i 7000 giri. È incredibile. Minchia, ma come un tuono poi sta macchina, Mica si scherza qua. Senti il sound, non lo so. Ma Gran Turismo ha sound di merda. Bravo ragazzo, so che non l'hai giocato e per questo non ti insulto. Cioè, nel senso, ti insulterei se l'avessi provato. Sai che i sound sono buoni e poi lo critichi. Lì vabbè, lì lì sei un caso perso, cazzo ti devo dire. Finché non l'hai provato, vabbè, ti dico ok. Allora, la prima cosa che noto è che qua su asfalto, per farla girare almeno con queste gomme, non ce la fai anche con i pestoni di accelerazione, perché ti va in sottosterzo con la trazione integrale. La fatica è entrarmi la quarta, mi sa che si è smollato un po' il cambio. Dopo stringo la vite. Qualcuno mi aveva chiesto anche qualche settimana fa. Naturalmente questo ragazzo non segue il mio canale perché non... Dalla domanda che mi ha fatto adesso lo capite. Ma mica, ma Gran Turismo 7 lo prende il cambio ad H? Con la frizione e tutto, certo. Ma nel senso, cioè, se cambio senza premere la frizione, la marcia entra, naturalmente no. Il bello di Gran Turismo è proprio questo, perché a differenza di molti altri giochi, ogni volta devi andare su impostazioni e cambiare il tipo di cambio. Invece qua su Gran Turismo te lo prende automaticamente. Nel senso, se guidi un'auto col cambio ad H non devi fare niente. Hai il cambio ad H collegato e basta. E funziona. E questo è bello, vi assicuro. In molti giochi devi andare su cambio e impostazioni. Ma vaffanculo. Ma la faccio pure in seconda perché si sottosterzano un poco su asfalto queste gomme. Arriva 8000 giri sto giocattolino. Occhio. Occhio che sono auto molto belle. È un peccato rovinarle. Stupendo, cavolo. Qualcuno poi mi aveva chiesto un'altra persona per quanto riguarda i cordoli. Quelli purtroppo si sentono già meno. Cioè, almeno con un T300 non è che posso dare grandi meriti al gioco. Cioè, vedete che sono onesto, lo dico. Poi magari con un volante diverso può cambiare. Non lo so, raga. Ho
Ho solo un T300, quindi non vi so dire. Anche la Mazda 3. Mamma mia, che goduria sto gioco, raga. Non ci abbiamo giocato per un po', ripeto, raga. È proprio il periodo che le cose non combaciano. Chi lavora e sa cosa vuol dire essere stanchi mi capisce sicuramente, ma non era proprio aria. Però poi quando ci ritorni vedi quanto cazzo è bello poi rigiocarci, cioè è grandioso. Poi con il visore freno un po' di più. Dai che è l'ultimo giro, sono anche le ultime curve. Mamma mia. Sta lì sotto, sta lì sotto. Maledetto. Bisogna anche contare però che... No, beh, oddio, no, in realtà anche le loro sono modificate, Sì, sono modificate, si sente dai sound. Non c'è nessuna auto originale qua in pista. Ok. A posto. Ed è andata anche la seconda e ultima gara di questo video, che è la seconda e ultima gara dedicata alle auto trazione integrale, aggiunta con l'ultimo aggiornamento. È passato già un po' in realtà, so per dire nuovo, si può anche dire nuovo, ma non è che ha tanto senso. Va bene, va bene. Va bene ragazzi, allora arrivati a questo punto sono completamente sudato, quindi direi che per questo video ci possiamo fermare qui. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Siamo partiti oggi con queste due gare semplicemente perché... Allora, stavo per dirvi una minchiata sulle gare più semplici, no? Erano le più divertenti. L'ho dovuto dire, onesto. Ci vedremo molto probabilmente nel prossimo episodio qui con la gara... Ecco, sì, no, forse... No, vabbè, a parte gli scherzi abbiamo fatto bene ad aspettare, perché qui sono tre giri a Circuit di San Corrado. Sapete che sta pista non è che mi fa impazzire, è abbastanza difficile poi con auto così potenti, perché questo qui è un evento parata delle hypercar. Se non sbaglio l'ultima gara che avevamo fatto in questo tipo di competizione parata delle hypercar era a Interlagos con la 918 Spider, e avevo detto che a livello di autostradale, diciamo con una certa potenza hypercar, la 918 Spider, raga, è veramente un gran mezzo. È del 2013, comunque ha i suoi 10 anni. Minchia raga, gli puoi dare tranquillamente dell'auto nuova o dell'auto che deve uscire. È grandiosa, veramente. La 918 Spider è una delle auto più belle di questo gioco, con il visore soprattutto. E sono tre giri, quindi sicuramente sarà un video con solo questa gara, perché dura un po'. Oddio, non troppo. Però l'altra gara che rimane fuori è una Gruppo 3 ad Autopolis BTC 800. Gruppo 3 vuol dire, e sono 10 giri, quindi questa ci va un video dedicato. Vabbè, poi vedremo. Ragazzi, come sempre io vi ringrazio per tutto il supporto. Ci vediamo al prossimo video.